Silva, il coordinatore del quadrilamento operai di Isochimica, e Carmine, parlarci un po' della questione di Isochimica. Sì, il quadrilamento di Isochimica nasce negli anni 80, subito dopo il terremoto. Nasce per la sperimentazione delle carrozze ferroviarie. Assume all'incirca 330 operai, età media di 2-3 gradi, manipolate. Oggi, a distanza di 30 anni, tutti noi siamo affetti da patologia spesso corporale. Purtroppo ci sono stati decessi che sono riconducibili in opera direttamente corporale. Questi sono 9 casi. Qui la magistratura di Avellino ha detto che ha certificato la relazione tra amianto e ammalati, insomma, in maniera più o meno tratante, e alcuni sono morti
tante insomma sono in attesa, diciamo, della morte, per cui è impossibile scegliere i sentimenti. Bene, ti ringraziamo, grazie. Riguardo la dicotomia tra il diritto alla vita e il diritto al lavoro, spesso si sente dire la frase lavorare per vivere e vivere per lavorare. Ho pensato che insomma, un'osservazione fatta a caldo, spesso questa frase è come se entrasse in una sorta di circolo vizioso, nel senso che si parte sempre dal punto di partenza senza arrivare a una fine. Lei cosa ne pensa riguardo? In generale io direi che è una contraddizione, ma è una contraddizione che non può essere spostata solo sul lato del lavoro, è una contraddizione fondamentalmente del lavoro, cioè una contraddizione anche del capitale. Io credo che a quale livello di sviluppo, scienze scientifiche, la grande maggioranza delle produzioni industriali sia possibile produrre senza rischi di lavoro. È un problema di costi dell'impresa, oppure se volete di massimizzazione dei profitti dell'impresa. E se naturalmente fosse la capacità di rivendicare i diritti in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, globalizzato nel mondo, sicuramente non avremmo questo problema, però la soluzione non può essere spendere i diritti a metà per tornare un diritto. Quindi possiamo parlare del fatto che il lavoro in realtà non, soprattutto quello del settore di industrializzazione, quindi dell'industria, non mobilita il lavoratore ma bensì lo debilita in qualche modo. Cioè, questa è la storia che ci dimostra sicuramente questo. Ci dimostra anche che questo non è affatto naturale dal punto di vista di una della naturalità dello sviluppo produttivo, è qualcosa che è reso possibile dentro un contesto di eccezionalità rispetto alle norme, cioè richiede, perché la vicenda isochimica si inveri, enorme quantità di omertà, silenzio, occultamenti, falsificazioni, comunque in realtà è semplicemente una, come dire, dimostrazione delle modalità attraverso le quali profitto. Un'ultima domanda, per quanto riguarda le interviste che sono state applicate ai principali protagonisti della vicenda drammatica e triste, secondo lei al giorno d'oggi, comunque a distanza di 30 anni, qual è il sentimento che prevale maggiormente e traspare maggiormente da queste interviste focalizzate? Il sentimento è sicuramente quello di chi ha sperimentato il divaricamento tra legge e giustizia, tra chi ha compreso che le stesse norme, ma assai più spesso la loro applicazione, divergeva completamente dalla giustizia, quando la giustizia invece era completamente ignorata e silenziata. Credo che ci sia l'esperienza di questa differenza tra legge e giustizia, tra ufficialità, tra racconto ufficiale del nostro paese, no? Che è evoluto, avanzato, e la sua realtà brutale, che in un caso come quello di Isochimica parenta il nostro paese a Bhopal, parenta il nostro paese, altri luoghi della produzione.
produzione globalizzata, in cui quello che abbiamo chiamato teorie del capitale vanno scendo, forse una lettura del contesto isochimica può essere fatta solo sprovincializzando